ancora gli rispondo. Io come faccio ad assumermi da solo una responsabilità che sono un, come dire, un direttore che dipende dalla regione Abruzzo? Se ci potete dare una mano, perché i Pepe appena telefonati... È un problema ormai di sopravvivenza. Non abbiamo più le risorse economiche per andare avanti con la gestione delle aziende, avendo sopportato grossi investimenti. Oggi l'agricoltura è un comparto particolarmente complicato per quello che sono le condizioni della coltivazione. Oggi chiediamo che il parco provveda al ristorno immediato dei danni del 2015 e del 2016. Consideriamo che siamo già a buon punto per il 2017, quindi praticamente possiamo considerare già tre gestioni e questo è insostenibile per un'azienda. Ricevo tutti gli anni un danno al 100% su tutta la superficie aziendale e di questo danno attualmente non mi è riconosciuto niente. Siamo proprio in condizioni pietose, un numero impressionante di animali, nessuno prende provvedimenti. Al parco cosa chiedete oggi? Al parco oggi chiediamo di sbloccare una situazione ferma da anni, riguarda il de minimis, che è un sistema di pagamento che vincola le aziende a una miseria, proprio una miseria di indennizzo, di risarcimento. Aurelio Molinino, direttore del Parco Regionale Sirente Vigno, che risposte diamo a questi agricoltori allevatori? Loro hanno perfettamente ragione. Noi abbiamo segnalato più volte alla Regione Abruzzo lo stato di difficoltà e di disagio in cui versano gli agricoltori. Abbiamo messo per iscritto come dobbiamo comportarci nel rispetto delle leggi dell'Unione Europea sul de minimis e stiamo ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte della Regione. Possiamo spiegare meglio nei termini la questione? Allora, che cosa significa il de minimis? Il de minimis è una norma stabilita dall'Unione Europea che riguarda i cosiddetti aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato sembrerebbero, secondo le indicazioni della dell'Unione, che non possono superare l'ammontare di 15.000 euro nei tre anni precedenti l'emissione dell'indennizzo. E quindi questo significa che, superato questo limite economico, gli agricoltori che hanno usufruito in questo periodo della somma dei 15.000 euro non possono ricevere alcun indennizzo, seppure sono stati oggetto di distruzione del loro raccolto da parte della fauna protetta all'interno del parco. E Pepe cosa dice? Pepe dice che il de minimis è una richiesta ufficiale che dovrebbe fare il Parco Sirente Velino nei confronti dell'Unione Europea. E per quanto riguarda invece le risorse economiche che sono state tolte dal bilancio regionale per il 2017, dice che la competenza non è purtroppo la sua, ma è dell'assessore al bilancio regionale. E quindi in soldoni cosa rispondiamo a questi agricoltori allevatori? In soldoni il parco non può fare assolutamente nulla, deve semplicemente dare seguito a quelle che sono le indicazioni della Regione Abruzzo. Noi abbiamo chiesto che vogliamo essere presenti al loro fianco per fare le dovute dimostranze nei confronti della Regione per avere le risorse necessarie e le risposte adeguate per risolvere i problemi degli agricoltori. Allargando leggermente lo sguardo, che senso ha un ente che spende praticamente tutti i soldi per mantenere se stesso? Assolutamente nulla. Io ho chiesto più volte che se la Regione non è in grado di poter gestire l'unico parco regionale c'è due strade, o quello di farlo diventare un parco nazionale o di chiuderlo. E qual è la situazione finanziaria dell'ente adesso? Adesso noi viviamo con 800.000 euro. A malapena riusciamo a tenere fede a qualche impegno istituzionale dell'ente, tra cui comunque non sono ricompresi i fondi per il pagamento degli indennizzi. Per dare un gesto, un segno forte, ha mai pensato a dimettersi? Beh sì, questo non è un problema. Il problema delle dimissioni credo che sia un atto quasi naturale. Solo che il Parco Sirente Velino ha una convenzione con il Parco Nazionale della Maiella e quindi rischierei di produrre un duplice danno nei confronti anche di chi ha dato un apporto economico sostanziale all'ente Parco Sirente Velino e non merita un simile trattamento. Lei quanto è pagato qui al Parco Regionale Sirente Velino? La somma che prende un dirigente regionale, né più né meno di quello che prende
anzi più o meno che più di quello che prende il dirigente qualsiasi della regione Abruzzo, che si aggira intorno ai 100.000 euro l'anno lordo. Mentre per gli indennizi quanti soldi ci sono? Zero, 1.400 euro.